Sono stati giorni molto duri per la nostra regione ed in particolare per la nostra città e provincia e quindi per il nostro ospedale che ha retto l'urto della trincea del contagio Covid, dei ricoveri, delle subintensive, delle terapie intensive e anche di tanti lutti. E proprio a quei lutti e al personale sanitario si dedica questa giornata in cui si colgono tre obiettivi. Uno, essere pronti per qualsiasi emergenza qualora vi dovesse essere, in maniera efficiente, capace e capiente. Due, ristrutturare con fondi non regionali, ovvero nazionali sull'emergenza Covid, le donazioni e Banca d'Italia un immobile dentro il nostro ospedale, che è appunto la qualificazione maggiore di questo Covid Hospital, è dentro l'ospedale, quindi è utilizzabile, non ha bisogno di particolari logistiche in caso di complicazioni per altre specialistiche mediche. Ristrutturiamo uno spazio in abbandono, ho perso il conto degli anni, se fossero 15-20, lo ristrutturiamo oggi per il Covid, quando passerà l'emergenza, per qualsiasi altra esigenza del nostro ospedale, aumentando notevolmente la qualità della nostra offerta sanitaria. È un grande successo per l'Abruzzo e per Pescara.